denti senza gengiva, asterisco. Se, in quel caso in cui c'è il gummy smile, sorriso gengivale, per ipertrofia ossea, ovvero troppo osso che è cresciuto. Solo in quel caso, quanti sono? Pochi. Molto pochi sono. Ok, la verità è che la gengiva, infatti, se voi andate a vedere sui siti nostri, sul gruppo, tutte le arcate che noi andiamo a produrre hanno sempre la gengiva. Perché dobbiamo andare a creare una flangia che, se dovesse anche riassorbirsi l'osso, quella può essere aggiunta a gengiva artificiale. E quindi, se anche si crea spazio, noi poi aggiungiamo gengiva. Ma se io la gengiva non la creo, aggiungo dente, diventano i fanoni della balena, sempre più lunghi. Ok, questo è una piccola, è un piccolo dettaglio che ora, se vi riguardate quella foto nel gruppo, avete la conoscenza per capire perché quei denti erano lunghi. Ok, se voi andate sul gruppo, io ora non ce l'ho qua, se un paziente la finisce così, ci possono essere due motivi: o gli hanno promesso i denti senza la gengiva e dovevano tenere fede, oppure gli hanno messo i denti incollati, cementati. E quello è un altro caso in cui non mettono le arcate avvitate, le mettono incollate, fanno uscire praticamente dagli impianti dei perni, sui quali poi vengono incollate le protesi. Il problema è che questi perni vanno in una direzione che non permette di andare a mettere i denti là dove devono andare, e quindi ti ritrovi i denti che sono più lunghi, che vanno a intercettare gli impianti e anche storti. Però Però è il paziente che decide così, il no? paziente non lo sa questo. Il paziente magari si guarda anche allo specchio e si piace, non ha le conoscenze per Ah, quindi l'ha fatto in posti. Ok, paziente, vi dico altre arcate che noi andiamo a smontare, anche che sono fatte in maniera errata, erano denti che erano cementati, incollati sugli impianti, non avvitati. Invece il fatto di avvitare i denti sugli impianti nasce da questo problema, che il dente non va dove va l'impianto. Allora serviva che cosa? Una barra qua da avvitare separatamente là dove è andata a finire l'impianto. Invece, se io facevo uscire da qua un perno e sopra ci devo incollare il dente va per forza lì. E quindi ti ritrovi che sorridi e l'arcata è piccolina così, perché gli impianti vanno sempre in posizione più palatale, perché la mascella è fatta così, come un cono gelato al rovescio. Quando perde l'osso, il cono ha un diametro più piccolo. Quindi gli impianti in realtà vanno più in dentro, ma i denti erano sempre da posizionare qua. Se io invece quei denti li vado a incollare sugli impianti che sono andati più verso il palato, l'arcata è tipo una cernia. La vedi bene di là, se si mette avanti è stretta così. Invece per fare i denti larghi ho bisogno che i denti vadano dove devono andare, con una struttura metallica che li tiene là, che poi fa così a ginocchio, si avvita poi sugli impianti. Quindi ho separato il problema di dove devono stare i denti da dove sono gli impianti, ma lui aveva separato il problema, ha detto semplice, non è un problema, è un problema complesso, non impossibile, va separato, ovvero gli impianti li metterò dove devono essere messi, i denti dove devono essere messi, qua non scendo a compromessi. Devo creare un costrutto meccanico con viti, non con colle, che mi permette di unire le due parti meccaniche. E da lì è nata la tecnica appunto dell'Hollow Four Hollow Six, che era una tecnica per rimettere le dentiere fisse a persone poco abbienti, del Portogallo. Era stato inventato là più ormai di 25-26 anni fa, dove prendeva le dentiere, metteva quattro impianti, quanto un tavolo, no? I piedi minimi per stare in piedi. E lì avvitava le protesi sopra questi quattro impianti. E lì ha iniziato a vedere poi tutti i problemi che c'erano: la gengiva, la perdita dell'osso, l'asimmetria delle volte di dove vai a mettere gli impianti. Erano pazienti in più che avevano la dentiera da tanti de anni, decenni, e quando c'è la dentiera che batte, l'osso se ne va completamente, doveva fare zigomatici, anche gli impianti andavano proprio su, sotto al naso quasi. E diceva, quello sorride, i denti non si vedono perché? Perché sono andati troppo in alto i denti, però glieli ha messi in bocca. E
In quel caso è possibile che, ripeto, l'anziano oppure anche l'adulto che ha il labbro molto lungo. Sono state fatte delle misurazioni poi sulle labbra. Pascal Magno, un famoso odontoiatra estetico svizzero trasferitosi in California, lui è andato a misurare tutte le lunghezze delle labbra e ha visto che più o meno un labbro, quando è, come dire, un labbro, ci sono diverse tipi lunghezze, quando è in posizione di riposo sono 27 mm di lunghezza, quando invece sorridi arriva fino a 17-19 mm. Ci sono labbra anche che si accorciano ancora di più, allora lì mostri la gengiva. Oppure ci sono labbra dell'anziano che arriva anche a 34 mm, però i denti non glieli puoi mettere qui giù perché lui c'è il labbro che scende giù. Crei lì un altro problema poi di funzione alla persona. Delle volte, non sempre, può essere che i denti, purché sorridi, purché sono messi giusti, non si vedono. Che tagli? Il labbro. Queste cose le sa solo lei o lo sanno tutti i dentisti che ha studiato quando vuole? Guarda, più ne fai e più ti fissano, ti si fissano. I libri ci sono, li hanno codificate le cose, le hanno già viste 26 anni fa, ti ho detto. Queste cose le sa o solamente vanno a se più avanti col. Chi non le studia non le sa, a prescindere che sia laureato o no, o meno. Ci sono persone che non sono laureati, odontotecnici, che le sanno queste cose. Cioè, lei non lo farebbe mai un lavoro contrario, perché loro lo fanno? Perché l'hanno, delle volte inesperienza, delle volte non conoscenza.